Questo Vangelo della Resurrezione secondo Giovanni inquadra tutto il protagonismo, nel senso di inquadra l'esperienza del risorto in quel mattino del lunedì, della domenica di Pasqua, lo inquadra proprio nell'esperienza, in questo senso protagonismo, di Maria Maddalena come protagonista. No? Il suo incontro con il risorto avviene in un modo isolato rispetto agli altri. Le altre due donne vedono l'angelo che parla con loro, annuncia la resurrezione e loro tornano indietro andando verso i discepoli, poi dopo incontrano, cioè meglio Gesù viene al loro incontro come risorto. Maria di Magdala invece che era andata, è ritornata al sepolcro e prima di loro, prima che loro arrivassero, perché evidentemente anche è stata prima e più veloce delle altre, sta lì al sepolcro a vedere questa desolazione, perché la desolazione è nel suo cuore. E l'incontro con gli angeli non la scuotono da quella che è la sua convinzione interiore, cioè il suo Signore, Gesù, il suo Gesù è stato ucciso, non è più lì, lo hanno portato via. Esiste, mi sembra, in psicologia un comportamento ben studiato per cui una convinzione profonda precostituita del soggetto, della persona, anche di fronte a delle evidenti disconferme della sua idea, non sa leggerle, non lo percepisce. Deve esserci qualcosa di più forte. E quindi si va dritto nell'errore credendo che sia il contesto, la cosa, la situazione che la mente ha già precostituito, no? Come pensiero suo, come pensiero diremo quello fisso, quello che orienta. Quindi Maria Maddalena va al sepolcro, vuole andare a rendere onore al corpo morto di Gesù, vuole terminare le operazioni di imbalsamazione fatte in fretta perché stava cadendo il tramonto e con quello iniziava il giorno di Pasqua e quindi non si poteva fare nessun lavoro perché era sabato santo. E quindi va con quest'idea di trovare un corpo, non un risorto. E se il corpo non c'è, non c'è un risorto, ma c'è un corpo che è stato sottratto. Appaiono due angeli, ma non sono sufficienti a scuotere questa sua ferma convinzione e soprattutto il suo dolore così forte, così profondo, che la determina nella comprensione delle cose. La voce di Gesù le arriva da particolare che Giovanni racconta, che probabilmente ha ascoltato direttamente da Maria di Magdala, ella non si volta neanche, perché Gesù le dice, donna, no? Chi cerchi? Perché piangi? E lei ce l'ha dietro, perché solamente quando la chiama per nome Maria, allora lei si volta. È come se le stesse a fianco o appena dietro, lei ha bisogno di girare lo sguardo, ma il suo sguardo, come anche la sua mente, è fissa al vuoto del sepolcro. Non c'è più neanche il corpo. Quel corpo che lei aveva onorato anticipatamente, la cena a casa sua, a casa del fratello, qualche giorno prima, quando Giuda disse quel denaro di quell'unguento poteva essere dato ai poveri, lascia perché sia conservato per la mia sepoltura.
gli aveva in mente quella scena, quelle parole. E questo non si deve stupire troppo, perché come ho detto è un comportamento anche riconosciuto da un punto di vista psicologico, che accade a tutti noi in certe frangenti. Quando abbiamo un'idea, un'idea fissa, nulla ci distoglie, nulla ci convince e andiamo avanti, anche se contraddetti da mille parole, mille situazioni che possono dimostrare il contrario. Quello che poi più mi fa assimilare a questa persona che sta soffrendo è il fatto, e questo dovrebbe farsi meditare, che lei, come tutti gli altri, a parte la Madonna, ma non lo dico nel Vangelo, tutti gli altri, lei, quelli che più amano Gesù, sono convinti che è morto, punto e basta. In nessuno di essi entra la fede della risurrezione, perché non trova spazio per il caos, la forza, l'irruenza di tutti quegli eventi che sono condotti da una forza spirituale che contagia tutte le menti. Chi fino al tradimento, chi all'odio, chi alla partecipazione all'istigazione alla crocifissione, chi alla crocifissione materiale stessa, gli apostoli nella paura, nessuno ha la forza di credere e sperare in quelle parole che sembrano come svanite, quelle di Gesù: il terzo giorno io risorgerò. È una situazione che noi possiamo chiamare, definire in qualche modo surreale. E io non voglio stupirmi di questo, e tantomeno mi ritengo capace di poter sopportare certe situazioni senza dimenticare anche le parole o le assicurazioni che mi sono state date prima di certe situazioni, di certi eventi. Voglio dire che se fossi stato uno dei tanti della popolazione, o anche uno dei discepoli anonimi che seguivano e hanno seguito Gesù, non credo che sarei stato immune da questa tentazione, da questo buio, da questa disperazione, da questa mancanza di luce, da questa mancanza di fermezza. Non credo. E questo mi fa meditare un po', un avvertimento che dico a me stesso, dicendo a me stesso, lo dico a tutti quelli che come me sono persone che vivono immersi in questo mondo. Mi fa pensare che nell'ora più buia che potrebbe arrivare, tutto potrebbe sembrare perduto e non saremmo più certi di niente e di nessuno, perché ci saranno delle evidenze, o ci potrebbero essere delle evidenze così forti di distruzione, di morte, di fine, catastrofe della Chiesa, eruzione, penso sempre al quadro della perdizione di Fatima nel 1917, di questo vescovo vestito di bianco, questo pontefice che va fra i cadaveri verso una croce che non è una croce scolpita come opera d'arte, ma è una croce vera che è lì per farlo crocifiggere, e poi anche lui viene ucciso, una città distrutta, morti. Chi può dire di noi di essere pronto, non dico ad affrontare la morte, ad affrontare la morte nell'anima, il senso di vuoto che viene,
l'orrore della disconferma di una vita di fede, quando tutto potrebbe sembrare perduto. Chi di noi? Chi di noi, se non con una forza divina dentro, lo Spirito Santo nella pienezza, potrebbe resistere? Io lo dico perché è molto facile che quando i nostri sforzi umani, le nostre sicurezze precostituite vengono, come dire, scosse, travolte, è molto facile cadere nel panico, nel cinismo, nella disperazione, e nella disperazione nel peccato in qualche modo, molto molto facile. È difficile non essere coinvolti da questi venti negativi, che ci sono anche adesso, ci saranno ancora, come dire, più forti, siamo certi di tutto questo. E solamente il dono dello Spirito Santo ci potrà aiutare a resistere, a mantenerci saldi nella fede. E la forza dello Spirito Santo ci fa guardare con una certezza, una lucidità dentro al cuore, al nostro, e percepire lì la presenza viva di Dio che abita la nostra anima, che ci dà la certezza che se anche tutto quello che è fuori di noi crollasse, Egli è con noi, in noi. Se ci venisse tolto non solamente la possibilità di andare in chiesa, come sta succedendo adesso, ma se ci venisse tolta la possibilità di entrarci, perché non per ragioni solo sanitarie, ma per altre ragioni i cristiani non potessero più entrare in chiesa, se l'edificio crollasse, come insomma qui sono crollate pressoché tutte le chiese, parlo dell'Aquila e dei suoi dintorni, se rimanessimo fisicamente privati dei luoghi e privati anche del permesso di celebrare la messa, di essere cristiani, se tutto questo volesse dire anche fine di tutto quello che per noi è ciò che è stato stabilito da sempre, siamo nati in questo contesto, dentro di noi Dio abita con forza ed evidenza. Allora, in questi frangenti, guardare fuori potrebbe essere la cosa più sbagliata. Guardare dentro e fare, uso una parola che qualcuno conosce molto bene, fare memoria di ciò che è la presenza di Cristo, è il memoriale, no? In ebraico, zikaron. Vuol dire che la mia memoria attinge alla presenza stessa di Dio, che è la finalità della mia vita, che non m'abbandona in ogni circostanza. Questa memoria è possibile per la mia appartenenza al corpo di Cristo in ragione del battesimo. Io appartengo a Cristo. Penso sempre a figure del passato, perché sono state studiate, ma quelle del presente o più presenti, più vicino a noi, sono meno conosciute o non conosciute. Penso a San Massimiliano Kolbe, Edith Stein, Maria Benedetta della Croce, Carmelitana, Francescano il primo, portati nei lager, nello stesso, in anni diversi, entrambi morti lì, la prima probabilmente uccisa immediatamente appena messo piede nella stazione, chiamano così, scesa dal treno della deportazione, gli diceva
un giudice della terra che apparteneva all'esercito nazista, che con un dito, c'è ancora la sua foto, stava in mezzo e immediatamente faceva il discernimento, destra a sinistra. Da una parte coloro che erano giovani e in forza, dall'altra parte vecchi, bambini, ammalati, bastava avere più di 50 anni e il dito segnava già la parte della eliminazione. Costoro dovevano lasciare i bagagli, non sapevano nulla, facevano spogliare, entrare nelle docce, gasati e immediatamente dopo bruciati. Questo è stato il destino di Edelstein, Kolbe più conosciuto, Lager, il bunker della fame, sopravvive l'iniezione, sempre cantando. Giovanni Paolo II, papa, era papa, fu testimone del processo di canonizzazione di Kolbe e scrisse di Kolbe che probabilmente in quel tempo in cui non poté più celebrare la messa nel Lager, anche se inizialmente si prodigava in qualche modo per tutti quelli che erano i fedeli, i compagni di sventura, diremo noi, disse Giovanni Paolo II che probabilmente raggiunse il culmine più alto della celebrazione della Santa Messa, poiché non la celebrò sull'altare in modo sacramentale, ma la celebrò con la sua fede e la sua vita offerta sull'altare. Quindi il modo di celebrare la messa cambiò da sacramentale a identificazione di vittima offerta in olocausto per la fede in Cristo, per la sua fiducia, dando la sua vita anche nell'occasione per risparmiare uno che poi sopravvisse e morì al suo posto. Edelstein non ebbe mai un distacco dal suo Gesù. Quella presenza di cui si legge a tratti nelle lettere, nelle memorie dei primi anni, prima della conversione, quella presenza che lei chiamava lì, sentiva, diceva lì, davanti, in tedesco, questa presenza mi sta davanti, io la posso rifiutare o posso accettare, ma non la posso evitare, sta lì. E non ero ancora battezzato, ero ancora ateo. Questa presenza continuava insistentemente a stare davanti prima ancora di essere credente battezzato. Poi divenne carmelitano. Come possiamo pensare che questa presenza l'avesse abbandonata o si fosse nascosta? Proprio la mente stava per essere immolata sull'altare dell'offerta completa della sua vita per entrare finalmente in quella stanza dove Dio stesso abita e accorciare immediatamente la distanza materiale fra lei e il suo Dio. Lo dico perché se noi non abbiamo queste memorie, lo dico come ricordi delle esperienze dei santi, e non facciamo invece memoria anche del Cristo presente in noi, vivo nella nostra anima, noi rischiamo di perdere il controllo di noi stessi, della nostra fede, quando tutte le prove del mondo cattivo ci vuole schiacciare. La forza del Cristo nel suo corpo è la fede dei suoi fedeli di essere uniti con lui. A Saulo, sulla via di Damasco, dice: perché mi perseguiti? Ovviamente dei miei fedeli, prolungamento del mio corpo. Questo dato
è fondato non sul fatto che c'è una chiesa a cui andare dove pregare, certo lì se c'è il tabernacolo c'è la presenza reale di Cristo, ma è fondato sulla radice del battesimo, perché il battesimo mi incorpora in Cristo e l'Eucaristia è quel pane che mi dà sostegno, no? Nel percorso verso l'unione perfetta con Lui. Ma potrebbe anche mancare nell'ultimo giorno, negli ultimi giorni, nell'ultimo tempo di cammino verso di Lui, ma è già ben radicato, perché quella comunione, anche fatta una sola volta, ormai per quel battesimo dato che viene proprio dall'offerta di sé di Cristo sulla croce col suo sangue e acqua, si esplicita nella comunione e nel battesimo, ormai è in me, io sono parte di Lui. E come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, il Padre mi ha dato i suoi, io li tengo in mano e nessuna forza al mondo può portarmeli via. Invito a questa certezza e a questa fede. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre te l'ho dato.